Le stagioni delle allergie, come prevenirle e curarle, le punture degli insetti, i problemi cutanei da non sottovalutare. Attenzione ai melanomi, ecco come individuarli. Ne parliamo col dottor Giuseppe Albertini, ex primario dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, oggi collaboratore del poliambulatorio 3C Salute. Dottor Albertini, buongiorno. Quali sono le forme di allergia più comuni ai giorni nostri? Le allergie sono un gruppo molto vasto, tanto è vero che coinvolgono praticamente la disciplina di allergologia, immunologia clinica. Quelle a livello della cute sono molto frequenti, gli eczemi, l'orticale, le reazioni da farmaci, sono delle condizioni che determinano oltre il 10-20% della popolazione affetta. Poi ci sono le forme respiratorie, tra cui quelle stagionali sono quelle che vengono subito in mente, perché tutti pensano al classico problema delle pollinosi, che sono delle situazioni a carico degli occhi, congiuntivite, del naso, rinite, dell'albero respiratorio, asma bronchiale, e sono dovute nel periodo, diciamo, primaverile estivo a pollini, mentre nel resto dell'anno sono dovute prevalentemente nell'ambiente indoor a polvere di casa, a peli di animale e così via. Poi naturalmente ci sono tutte le forme anche legate, per esempio, al lavoro. Le allergie alimentari o intolleranze alimentari è un altro problema grossissimo che coinvolge molte persone che hanno o pensano di avere dei problemi. Poi naturalmente anche altri organi e apparati sono colpiti. Viene subito in mente che l'apparato gastrointestinale può avere delle forme di alterazione dell'albo, con dissenteria, con altri problemi, addominalgie, cioè dolore al ventre o dolore allo stomaco, che sono sempre delle condizioni che possono coinvolgere le allergie. Dottore, come si individuano gli allergeni e soprattutto come li si combattono? In relazione a quanto avevamo detto in precedenza, si effettuano dei test che talora sono molto sensibili e specifici, dall'altro sono molto difficili da determinare. Per quanto riguarda le reazioni da farmaci, che sono molto frequenti e coinvolgono un po' tutte le età, si può arrivare ad avere dei problemi anche quando si è molto anziani, mentre di solito uno pensa che le allergie siano qualcosa che vengono ai giovani. Ecco, queste sono delle condizioni che per essere individuate devono essere considerate dei test, che sono praticamente il provare a dare i farmaci in stretto contatto. Quindi questi è un test che sono molto difficili da effettuare. Per quanto riguarda invece, non so, un eczema da contatto, esistono dei test con dei cerotti nella schiena che si chiamano patch test, che danno delle risposte che sono veritiere al 98-99%. Esistono dei test per i pollini inalanti, le polveri, che vengono fatti prick test, cioè dei graffiettini sulle braccia, che danno delle risposte molto significative. Quando non basta l'anamnesi e questi test, viene completato da esami del sangue, le IgE specifici che possono essere fatti con un semplice prelievo di sangue, quindi in questo caso si hanno dei dati molto importanti. Altre volte, per le allergie alimentari o dopo aver fatto dei test analoghi a quello detto in precedenza, è necessario attuare delle diete che comporta dei tempi anche lunghi da effettuare. Prima si fanno delle diete di eliminazione, cercando di togliere un po' tutti gli alimenti che possono dare dei problemi, e poi dopo vengono reintrodotti, vedendo di cercare di capire, anche ripetendo questo tipo di esposizione, qual è quell'allergene che dà questi problemi. Quindi ripeto, a seconda di quello che uno ha, bisogna cercare di agire. Ma ci sono anche però allergie che non possono essere sconfitte, oppure no?
Ma di allergie? Penso all'allergia agli acari o l'allergia al nickel, di cui si parla moltissimo, anche perché il nickel è un po' dappertutto. Sì, ecco, l'allergia al nickel è un problema grosso, che può essere all'interno dell'ambiente lavorativo o fuori dall'ambiente lavorativo. Quindi mettiamo chi agisce nel settore metalmeccanico può avere problemi da nickel. Contemporaneamente non è facile dire a questi lavoratori che l'hanno avuto perché lavoravano in fabbrica, perché è una condizione molto frequente anche nell'ambiente ex lavorativo. Pensiamo per esempio alla bigiotteria, che determina frequentemente questi tipi di problemi. Sappiamo che la bigiotteria è tipicamente utilizzata dalle donne, ma anche dagli uomini, quindi il contatto ci può essere, per dire, oltre ad aver messo orecchini o qualcosa del genere, anche solo il contatto col bottone del jeans lì a livello periombelicale può determinare una chiazza di eczema che dopo fa pensare un'allergia al nickel. Questo è per dire per una delle forme più frequenti. Riuscire a eliminare con delle vere e proprie cure che risolvano il problema è una cosa molto difficile. Solo in pochi casi, in forme gravi, in cui il nickel è problema per la parte alimentare, ripeto, è una situazione molto limitata rispetto al numero di persone che sono allergiche al nickel per contatto, e in questi casi può anche succedere che uno utilizzi dei vaccini contro il nickel, però inteso come nickel all'interno di una condizione alimentare, quindi una cosa molto di nicchia, molto limitata rispetto a un grosso problema che è quello determinato dall'eczema da contatto. Ecco, ci parli ad esempio anche invece delle riniti cambiando forma allergica, che creano grandi problemi soprattutto nel periodo appunto primaverile a tantissime persone. Sì, le riniti sono una questione molto frequente. Naturalmente le riniti possono essere allergiche e non allergiche, quindi ci sono le forme allergiche, le forme vasomotorie non allergiche, ci sono delle altre rinite per esempio che vengono dovute all'incongruo uso di medicamenti, ci sono dei prodotti che sono i vasocostrittori che vengono utilizzati quando uno ha necessità di risolvere il problema rapidamente perché magari ha da fare un viaggio in aereo e così via, che delle volte dopo portano il paziente la persona a utilizzare troppo spesso questi farmaci, per cui il raffreddore occasionale diventa un raffreddore cronico con scolo continuo dal naso. Ecco, invece le riniti allergiche sono delle condizioni che, quando sono legate ai pollini, agli inalanti e così, possono essere diagnosticate in modo molto concreto e sicuro, e quando uno ha questo problema utilizza dei farmaci sintomatici, che sono degli spray per il naso, oppure degli antistaminici, oppure dei cortisonici da prendere in pastiglie. E oltre questo, se questo non basta e comporta un'alterazione della vita di relazione, si utilizza eventualmente delle immunoterapie specifiche, che sono i cosiddetti vaccini. I vaccini sono dei prodotti che sono degli estratti, sempre, o dei pollini o degli inalanti, che vengono fatti in modo purificato e standardizzato per sapere che quantità viene dato. Un tempo si facevano esclusivamente per via iniettiva, da un certo periodo in poi si è attuato anche l'utilizzo di questi per OS, cioè con delle gocce che vengono messe per bocca o sublinguali e così via. Quindi, a seconda dei casi, uno però deve specificamente agire contro una certa famiglia di pollini, oppure solo, per dire, verso un inalante come gli acari della polvere di casa. Quando uno ha dei problemi verso le polvere di casa, naturalmente contemporaneamente deve cercare di limitare l'esposizione alla polvere, così come quando uno ha problemi da pollini, uno deve cercare, quando rientra in casa dopo essere stato l'ambiente aperto, di cambiare gli indumenti, magari lavarsi la faccia e i capelli perché non rimangano i pollini attaccati al nostro vestiario, e quindi continua ad esporre l'organismo a questo tipo di allergeni.
Ecco, parlava prima dei vaccini per via sublinguale, per via orale o quelli con le punture. Quali sono i più efficaci? Ma tutto sommato sono tutti efficaci. Un tempo si diceva che i più efficaci erano esclusivamente per quelli per via sottocutanea. Dopo in realtà si è visto che anche gli altri possono avere una loro efficacia. L'importante è farlo nei tempi e nei modi dovuti. Quindi praticamente tutti questi vaccini devono essere fatti per 3-5 anni. È chiaro che se uno fa quelli per bocca o sublinguale, il numero di somministrazioni è di 3 volte alla settimana, quindi uno deve farlo molto frequentemente. Invece quando si fa per via iniettiva, un inizio una volta alla settimana, poi uno lo fa una volta al mese, quindi comincia ad essere un qualche cosa che comporta il contatto con i medici molto più frequenti, ma frequenti per modo di dire, perché magari si incontrano solo una volta al mese. Però vanno fatti per 5 anni questi vaccini. Però vanno fatti almeno per 3 anni, cioè 2 anni al di là del miglioramento netto dei sintomi, quindi si varia tra i 3 e i 5 anni. E durante questo periodo le riniti calano? Le riniti al 70-80% si ha un buon miglioramento del quadro, non è un colpo di spugna, però un netto miglioramento. Quindi il colpo di spugna ci sarà dopo i 3-5 anni? Sì, poi un minimo può darsi che si mantenga lo stesso. Pure, quindi non sono del tutto efficaci. Non è che siano percentualmente, non sono efficaci per tutti, e anche per le persone che hanno un netto miglioramento non è che vada via completamente. A proposito di vaccini, rimaniamo in tema ma cambiamo fronte, perché parliamo di Covid. C'è ancora purtroppo questa terribile malattia, è collegata, può essere collegabile alle allergie o comunque un ceppo che è nato, non si sa ancora da dove perché non sono ancora scoperto? Sono delle condizioni diverse rispetto alle allergie. È chiaro che quando uno ha una storia di reazioni avverse da componenti che sono anche all'interno di questi vaccini, deve stare molto attenti. È chiaro che deve stare molto attento se ha avuto una storia di shock anafilattici oppure se ha una ipersensibilità in generale dell'organismo. Esiste per esempio una malattia in cui si ha una reattività notevole che si chiama mastocitosi, in cui si ha una condizione di tendenza a reagire un po' a tutto. Allora in questi casi l'attenzione va messa. Effettivamente in questo senso io tendevo ad essere un po' tassativo nel dire che non c'entra molto, però una certa connessione può aversi, tant'è vero che il nostro sistema sanitario nazionale ha deciso di sottoporre le persone che credono di avere dei problemi a visita allergologica prima di essere indirizzate o meno a fare questi vaccini in ambiente protetto. Ambiente protetto significa che le persone non sono tante che andranno a fare questa cosa dal rianimatore, anche perché tanti sono quelli che pensano di avere necessità di questa assistenza, ma in realtà più di 7-10 al giorno non si riescono a sottoporre al vaccino, mentre il numero di vaccini giornalieri sapete tutti che è diverse centinaia di migliaia di persone per ogni singola provincia. Certo, oggi malgrado la pandemia ci sono ancora tante persone che sono scettiche sul vaccino. Il vaccino anti-Covid non è ovviamente come un vaccino normale antiallergico. Secondo lei, domanda da 100 milioni di dollari, perché è difficile che qualunque medico lo sappia, ci saranno problemi nel corso degli anni? Ma secondo me più che raffrontarlo con i vaccini antiallergici va raffrontato con altri tipi di vaccino, anche perché il vaccino antiallergico non è un vaccino. Il vaccino antiallergico è una terapia iposensibilizzante specifica, cioè c'è un modo di abituare l'organismo creando degli anticorpi che possono anche essere documentati, sono gli anticorpi bloccanti di tipo IgG, IgG4, che interferiscono con, antagonizzano le IgE, che sarebbero quelle immunoglobuline che danno l'allergia, quindi lì è documentato il perché funzionano. Ci sono degli studi che avevo iniziato anche tanti anni fa, il tipico esempio sono i vaccini verso le api, le vespe, in cui si può documentare tutte queste cose e vedere quello che succede quando si fanno
mano a mano questi vaccini, e sono quelli che danno indubbiamente, ecco, su questo tipo di vaccino il risultato è del 98-99%, quindi è quasi completo, un po' meno quando si parlava prima di polline. Dicevo, i vaccini verso il problema del Covid è un po' più da avvicinare al vaccino antinfluenzale o ad altri tipi di vaccini che facciamo per tutta una serie di patologie. È chiaro che ci sono alcuni vaccini cui assolutamente è indispensabile fare, come vaccino antitetanico, antidifterico, però anche tutti gli altri che vengono in mente, compreso quello per l'influenza, ha sempre avuto dei riscontri di notevole efficacia, soprattutto nelle persone che hanno questo tipo di necessità. Per cui in questo caso sappiamo che ci sono studi molto concreti in cui si vede che se uno fa o non fa il vaccino è a rischio di avere degli inconvenienti in modo molto differente, dell'ordine di diverse centinaia di rischi di volte in più se uno non fa il vaccino. Ah no, certo. Secondo lei però a livello di sensazione, perché immagino non posso andare anche lei, neppure lei, a livello di dati concreti, ci saranno ripercussioni? Questo vaccino creerà problemi nel giro di 10, 20, 30 anni? Io credo che non ci siano gli stessi problemi che hanno creato eventualmente dei vaccini come quello anti-influenzale o così via, che in realtà poi all'atto pratico non sono emersi in modo netto. Qualsiasi cosa si introduca nel nostro organismo si sa che può essere considerato estraneo e quindi può determinare dei problemi. Quindi sapete anche voi che anche per le vaccinazioni come anti-influenzali ci sono registri in cui vengono valutati e segnalati quelle che possono essere le reazioni. Chi ha una storia di reazioni avverse ai vaccini anti-influenzali deve considerare anche questo vaccino in modo tutto particolare, non quei vaccini delle allergie. Io ho diversi pazienti che sono allergici anche in modo grave, come quelli che vengono per le anafilassi da api, da vespe, e tanti hanno fatto il vaccino senza dei problemi. Ecco, quindi lei consiglia soprattutto in questo momento degli allergici, sì. Invece quelli che hanno avuto dei problemi da vaccini proprio di tipo anti-influenzale e così via devono prendere la considerazione, ma sono una minima parte, non sono quelli che hanno la pollinosi o così via. Sì, certo. Ecco, la percentuale di decessi, rimanendo un attimo sul Covid, visto che è l'argomento del momento, è comunque bassissima, c'è uno 0,001% di possibilità di decessi dopo aver acquisito il vaccino. No, beh, ecco. Quelli sono proprio casi isolati che devono essere anche documentati se sono davvero dovuti al vaccino o meno. Quindi, quindi è neanche qualche su cosa da non tenere in considerazione, questo è il concetto. Sì. Ecco, le persone allergiche ai farmaci, cambiando invece argomento, torniamo su allergie di tipo differente rispetto al Covid, hanno meno possibilità di essere curate rispetto ad altri, secondo lei, le persone che hanno palesemente allergie di vario tipo, comunque... Per quanto riguarda il Covid non hanno grossi problemi. Esistono delle segnalazioni che hanno delle volte bloccato certi tipi di abitudini che si erano create, ma non erano allergiche in senso puro, perché quando si è parlato all'inizio dell'idrossiclorochina che veniva utilizzata dal presidente degli Stati Uniti, come sapete, è venuto a parlare quello, veniva fatta in un dosaggio superiore a quello che utilizziamo noi attualmente, per esempio per antagonizzare le reazioni da esposizioni solari, però e quindi venivano fatti dei disagi superiori, però le reazioni che si sono avuti erano piuttosto limitate. In ogni caso è scomparso praticamente dal tipo di protocollo che veniva utilizzato. Ho capito. Cambiamo argomento, parliamo di bambini. È vero che un bambino nei suoi primi anni di vita, almeno questo è il dire generale, insomma, il racconto forse anche delle nostre nonne, delle nostre madri, è nutrito per diversi anni, un anno o due, del latte materno, diventa più forte, ha meno probabilità di essere allergico? Sì, allora partiamo addirittura da dire che
nei primi giorni di vita bisognerebbe attendere la montata lattea e non avere la frenesia, se non, il latte non arriva subito, di dare degli altri tipi di latti. Delle volte aspettare un attimo, anche se il bambino dopo ha un calo fisiologico, è importante, perché così inizia subito con il latte di donna, il latte materno, che è fondamentale. Poi l'allattamento al seno per almeno 6 mesi è consigliato da tutti i pediatri. Se l'allattamento oltre 6 mesi va anche molto al di là, come diceva lei, per 1 o 2 anni, non è che ci siano delle percentuali che lo si modificano molto, però è un qualche cosa che sicuramente tende a creare delle condizioni molto importanti. Il problema che dicevo prima dei primi giorni di vita è che l'intestino ha praticamente una maggiore permeabilità, quindi se gli si danno delle sostanze estranee può anche allergizzarsi fin dall'inizio. Delle volte conviene di più dare proprio dei liquidi, acqua addolcificata appena appena, piuttosto che utilizzare dei latti, a meno che anche lì uno non scelga gli ipoallergenici, ma conviene aspettare se si può la sua azione naturale della madre. Quindi madre natura è sempre la migliore, sì, miglior medico. Sicuramente. A che età si manifestano le prime forme allergiche? Per quanto riguarda i primi mesi di vita, in genere non sono delle forme allergiche, quindi quando uno ha delle manifestazioni cutanee e nei primi giorni, i primissimi mesi, in genere per esempio la dermatite che si ha è più una dermatite seborroica, cioè una forma tipo croste alatea che non c'entra con una vera allergia, però già dopo i 6 mesi e così via può aversi la dermatite atopica. Il problema qua è abbastanza vasto, esistono anche proprio degli studi che sono stati fatti, si parla della marcia allergica, nel senso che i bambini dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni e così via, cioè nei primi anni di vita, tendono di solito a manifestare nel 10% dei bambini la dermatite atopica, che sarebbe appunto una condizione che delle volte è associata ad allergie, ma comunque assomiglia a dei soggetti con tendenza allergica, tant'è vero che sono quelli che sono gravati dopo di più da una situazione di allergia futura. Dopo da questo si può passare la marcia allergica di cui parlava la professoressa Businco tanti anni fa, era quella in cui si transitava poi dopo 7, 8, 10 più anni verso l'asma bronchiale e così via, mentre tende magari a scemare quella che è la dermatite atopica. Nel caso in cui un bambino manifesti uno shock anafilattico in seguito a una puntura, in seguito a non so a che situazioni particolari, qual è il comportamento immediato che dovrebbe fare un genitore? Per tutte le persone se si ha lo shock anafilattico bisogna recarsi rapidamente dal pronto soccorso e così via. La domanda è molto importante, perché nei bambini fino ai 16 anni in genere le reazioni da shock, da reazioni da ape, vespe e così via sono molto inferiori rispetto all'adulto, quindi in genere quando succede una cosa di questo genere, se avviene uno shock si prendono i provvedimenti del caso, quindi si inizia a fare la diagnosi ed eventualmente si fa dopo anche il vaccino. Ma se fosse una reazione che non arriva proprio alla perdita di conoscenza o l'asma bronchiale serrata, in genere si tende a tranquillizzare che prima di 16 anni si ha una tendenza a migliorare. Va molto peggio nell'epoca successiva, ma molto peggio anche 60, 70, 80 anni. Ho avuto anche un caso, mi viene in mente, che il primo shock l'ha avuto a 79 anni, tanto per dire, e dopo ha fatto il vaccino che ha proseguito fino a 91 anni per poi smetterlo perché pensava che ormai la sua vita fosse alla fine, dopo è morto a 98 anni di epertuta, per tutti altri problemi. Alla fine quindi tutto sommato si augurava quasi che arrivasse una morte che interrompeva questa situazione dopo i 90 anni. È andato avanti altri 7 anni, quindi mica poco.
Ecco, ci sono punture di insetti, rimanendo in tema, che possono provocare shock anafilattico nello specifico, quindi ad esempio api, mi ha detto prima, vespe. Sono poi... gli imenotteri pungitori, quindi praticamente sono le api, meno aggressivi sono i bombis, che sono sempre dei parenti delle api, poi ci sono degli ene, i vespidi, ci sono le vespe, che in realtà sarebbe la vespa da terra, quella che fa i nidi su terra, poi ci sono la vespa cartaria, che è un po' più smilza e fa i nidi sopra terra, per esempio anche tra le piante, o viene detta cartaria o cartonaria perché fa nelle serrande delle finestre e così via, poi i calabroni, anche quelle, poi ci sono i calabroni che hanno un serbatoio più capiente, per cui effettivamente la quantità di veleno è un po' superiore, dal punto di vista allergenico è circa pari alle vespule, però hanno una quantità un po' superiore e quindi bisogna essere diffidare. In questi casi, se ci sono delle reazioni, va sempre valutata, esiste un esame del sangue che spiega specificamente in questo caso se uno ha un rischio intrinseco alla sua persona oppure no. Ma a livello di intervento diretto, perché ci vuole un po' di tempo, intervento andare diretto, se uno non l'ha mai avuto, anche non so, del ghiaccio o qualcosa, come si viene messo subito. Allora, se è un'ape, l'ape lascia il pungiglione, quindi bisogna estrarre il pungiglione, perché se no l'ape nel pungere lascia il pungiglione con appena un pezzettino di intestino che continua a pulsare, quindi a immettere un altro po' di veleno. Quindi si cerca di togliere se è un'ape da miele. E invece, per quanto riguarda gli altri, hanno un dardo che è liscio, per cui può pungere anche più volte. Se punge più volte cambia poco, perché in punture successive ha già esaurito quello che è il contenuto del serbatoio, però è sempre un po' fastidioso questa cosa. E quindi lì dopo, dove c'è questa cosa, è meglio mettere del ghiaccio o qualche cosa di freddo. Se è in un arto, sarebbe quasi meglio mettere un laccio a monte rispetto a quello, in modo che magari non si diffonda il veleno degli imenotteri pungitori. Le manifestazioni più frequenti in questo periodo sono le morsicature di insetti, cioè ci sono tanti insetti, come oltre le zanzare, i pappacciataci, trombicule, simulidi e così via, dei varani, che possono determinare delle manifestazioni papulo-bonfoidi con una vescicola centrale, quindi tanti puntini molto pruriginosi, che delle volte tendono a diffondersi e a ripresentarsi anche in modo ciclico a pusse successive, quindi anche per settimane e mesi queste sono delle condizioni che tendono a tediare tutti questi pazienti che ne sono affetti. Io giornalmente vedo delle persone che non riescono a spiegarsi questa sintomatologia. Gli insetti sono anche quelli che possono dare problemi per contatto, sono quelli che possono dare problemi perché vettori malattie, come per dire, tutti sanno la mosca tsetse, o sanno dei problemi che ha le zecche e così via. È chiaro che potremmo anche ritornare sul discorso che anche gli acari danno delle forme respiratorie, ma quello è un discorso diverso, perché gli acari agiscono in quanto il loro parti del loro corpo, delle loro escrementi eccetera, tendono ad agire come degli allergeni, quindi i problemi sono quanto mai vasti e diffusi. Ricordiamo appunto che la situazione estrema è quello dello shock anafilattico, ma tante altre cose, anche se non sono così urgenti, sono davvero molto molto inquietanti. Certo che però non si può vivere chiusi sotto una campana di vetro per la paura della puntura di un insetto. Sono d'accordo, quindi effettivamente bisogna però cercare di provvedere, esatto, di conoscere se stessi a seconda di come si è fatto. Torniamo al concetto delle allergie e a come si curano, quindi con gli antistaminici. È vero che molti antistaminici provocano sonnolenze, quindi è consigliato assumerli di sera? È vero, quelli di ultima generazione danno
molta meno sonnolenza, l'effetto ipnogeno è quanto mai personale, c'è della gente che lo regge senza problemi. Poi ripeto, a seconda di uno, se ha un problema con un bambino piccolo in epoca prescolare, così che non ha grossi problemi di performance scolastica e così via, può usare gli antistaminici di vecchie generazioni, si tendono un po' a sedare, quasi è meglio, mentre se uno è nell'ambito lavorativo o a maggior ragione se per caso fa dei lunghi tragitti guidando e così via, deve stare molto attento all'utilizzo di questi farmaci. Ecco, in caso di intervento chirurgico è possibile essere allergici, o che percentuale di persone ci sono allergiche agli anestetici, quindi magari anestesia totale o parziale? La percentuale è abbastanza bassa, poi è molto diversa la condizione degli anestetici locali rispetto agli anestetici generali. Tante persone sono convinti di essere allergici agli anestetici locali, mentre abbastanza remoto. Spesso le reazioni che si hanno dal dentista sono legate a situazioni che sono legate allo stress o situazioni vasovagali. Addirittura è più frequente l'allergia al lattice dei guanti piuttosto che l'allergia agli estetici locali. Per quanto riguarda i problemi che si possono avere in epoca e in momenti intraoperatori, tornando al discorso che bisogna escludere anche lì l'allergia ai guanti di lattice e così via, che forse sono più frequenti rispetto agli anestetici di tipo generale, dopo lì va valutato, perché come sapete le anestesie generali sono un po' un cocktail di farmaci che comprendono anche degli oppiacei e così via, che per andarli a testare deve essere fatto in ambiente congruo, cioè in prossimità anche dei rianimatori. Quindi lei personalmente preferirebbe gli anestetici locali, preferisce gli anestetici locali, non so, se uno deve operarsi un ginocchio è meglio l'anestesia? Se si può fare l'anestesia locale, i rischi proprio di reazioni gravi sono molto più limitati. Quando lei all'inizio ha fatto la carrellata generale sulle varie forme di allergia, ha parlato anche di allergie di tipo alimentari. Quali sono le più diffuse e magari i metodi per curarli? Quando uno ha problemi nell'assunzione di alimenti, bisogna valutare che cos'è questo problema. Quindi prima di tutto bisogna fare un'anamnesi attenta, vedere che cos'è che può avere determinato queste cose. Quando arrivi il paziente spesso non ha idea di quello che ha determinato, oppure arriva dicendo ho preso la tal cosa che mi ha determinato dei problemi. Uno nell'andare a indagare gli alimenti effettua appunto dei test, che sono delle gocce che si mettono sull'avambraccia con dei graffiettini, sono già dei boccetti che sono pronti con le varie sostanze. Quando però si trova un dubbio su degli allergeni vegetali come frutta e la verdura, si preferisce utilizzare pezzettini di frutto o di verdura che porterà il paziente, perché questi prick by prick con l'alimento fresco garantisce una maggiore sensibilità e specificità rispetto ai boccettini, che quindi sono molto più importanti per valutare per esempio i problemi da uovo, i problemi da pesce, i problemi da semivari e così via. Poi naturalmente se viene fuori qualche allergia, che può essere anche documentata da un esame del sangue, che sono le IgE specifiche fatte con il RAST, un esame sul siero e così via, ci sono tutti i problemi magari delle intolleranze. Le intolleranze sono difficili da indagare. Se uno dubita il problema del latte, il problema del lattosio, lattulosio, si può indagare con il blood test, cioè un test che si fa in gastroenterologia soffiando e quindi vedendo il dato che viene analizzato, e questo è un test scientificamente valido. Gli altri test che vengono fatti da esame del sangue con altre metodiche non sempre hanno una credibilità dal punto di vista scientifico, possono dare un orientamento ma è difficile. Il test che assolutamente è il gold standard, cioè quello più valido in assoluto, sarebbe il test di eliminazione e successiva esposizione addirittura in doppio cieco. Così uno assume si mette a dieta,
Poi dopo vengono date delle capsule in cui dentro ci può essere un placebo, cioè ci può essere niente, oppure ci può essere un liofilizzato delle varie sostanze. In questo modo si ha il valore assoluto di più per indagare se esiste un'allergia o meno. Ripeto, quindi è un'indagine che è quanto mai difficile da utilizzare. Quindi il percorso è storia clinica, esami sulla pelle, esami sul sangue e poi eventualmente diete. Ecco, si parla molte volte di biologia molecolare. La biologia molecolare può essere utile nella diagnosi delle allergie alimentari oppure? Esistono dei cosiddetti test molecolari, quindi esiste questo cosiddetto IgE-ISAC test, in cui c'è una valutazione non solamente degli allergeni, ma anche di frazioni di allergeni, cioè di parte di molecola di questi. In questo modo si ha all'interno di un certo allergene anche tutta una serie di molecole che sono subfrazioni e che possono fare capire anche qual è l'eventuale cross reattività, cioè rapporto crociato tra alcuni alimenti tra di loro, alcuni polline tra di loro e anche tra polline e alimenti. Esiste anche proprio una malattia in cui si parla di food pollen syndrome, cioè di possibilità di situazioni crociate tra polline e alimenti. Uno indaga una persona e vede che è allergico alla betulla e dopo gli può chiedere: non è più facile che tu abbia dei problemi da mela? Mela e betulla sembra che siano due cose completamente diverse, invece esiste una cross attività. Non so, Ambrosi e Sedano sembra che possono dare dei problemi. Poi ci sono delle altre situazioni in cui le graminacee possono essere in rapporto con i frutti rossi e così via. Poi anche lì il lattice di certe piante può crossagire con banana, avocado e così via. Quindi le possibilità sono multiple. Andando a fare questo test, è un test indaginoso, ma ti dà un risultato su circa 130-140 molecole che possono farti capire meglio come stanno le cose. Ecco, quali sono le stagioni delle allergie e come possono essere prevenute le allergie, ovviamente? La stagione principale o logicamente è questa maledetta primavera, che per qualcuno è un qualche cosa importante. Sto parlando delle zone della pianura padana soprattutto, e quindi da fine aprile a metà giugno uno di solito ha i maggiori problemi. Questo è perché è molto frequente le graminacee. Se noi ci spostassimo in altre zone, sappiamo che in un'epoca più precoce ci sono le allergie alle piante arboree, quindi si parte nei primissimi mesi dell'anno, appena dopo le feste natalizie, con i problemi da cupressaccio, cipresso, tuia, libocedro, ginepro e così via. Seguono i problemi da betullaceo, cioè betullo, nocciolo, lontano e così via. E quelle che vengono dopo le graminacee sono dei problemi, per esempio al sud, dalla parietaria, che è quell'erba vetriora mureiola che vediamo anche qua vicino al centro storico, che ha un fogliolino un po' più piccolo dell'ortica, oppure dei problemi per esempio da olivo. Insomma, la canzone della Gogi, Maledetta primavera, è soltanto emiliana, abbiamo capito. È prevalentemente, emiliana. Dottore, lei è anche un noto dermatologo, è stato primario di allergologia e dermatologia all'ospedale Santa Maria Nuova per tantissimi anni e ha cresciuto anche tante generazioni di dermatologi che stanno facendo un ottimo lavoro nel nostro ospedale. È vero che sono in crescita i casi di melanomi della pelle e proprio lei ce lo può dire, vista la sua esperienza? Sì, ringrazio la domanda. La domanda mi consente di dire che la disciplina di allergologia in pochissimi posti ha poi portato dei reparti autonomi su questo tipo di temi, mentre la dermatologia è da decenni, da secoli praticamente una disciplina autonoma. Sappiamo un po' che già dalla prima metà dell'Ottocento ci sono delle cliniche dermatologiche che hanno agito e hanno dato notevole possibilità diagnostica. La pelle è una delle cose che per prima vengono osservate, si fanno delle diagnosi morfologiche, dopo in medicina si è passata sulla diagnosi eziologica, cioè dire quali sono le cause, mentre vedere che cos'hai sulla pelle si riesce
a vedere. E questo ci porta a dire come i nevi e i melanomi possono essere delle cose molto importanti e interessanti. Sembra facile andare a indagare un melanoma perché si vede rispetto ai tumori che vengono all'interno del nostro corpo, però ricordiamo che in genere, perché un tumore degli organi interni dia dei problemi gravi, in genere deve essere superiore, diciamo, un centimetro, in genere i problemi dei melanomi sono da prendere in notevole considerazione e timore quando sono superiori al millimetro, quindi delle volte sono delle cose anche molto piccole. Sto parlando dello spessore. La larghezza può essere quanto mai varia. Se uno dubita del fatto che una macchia sulla pelle non sia solo un neo, ma se è un melanoma, si rivolge al dermatologo. L'utilizzo di uno strumento che si chiama dermatoscopio consente di vedere con un LED con luce concentrata quali sono delle caratteristiche e consente appunto di avere il dubbio se un neo deve essere lasciato, deve essere tolto. Quando viene tolto, naturalmente la biopsia, l'esame istologico, dice con assoluta certezza se uno ha o non ha un melanoma. Se il melanoma è molto sottile, al di sotto del millimetro di spessore, questo viene detto dall'istopatologo, in genere si continuano a fare i controlli ma si è molto tranquilli. Se comincia ad essere un qualche cosa che è superiore a 3-4 mm, c'è da essere molto preoccupati. In questo caso qualche millimetro di spessore può dare dei dubbi piuttosto seri e la terapia è ovviamente di tipo chirurgico. In tutti i casi viene tolto con un margine libero, cioè stando un po' più in largo e così via, e anche in profondità si arriva fino alla fascia muscolare, si toglie un po' tutto. Se quando uno ha visto questa cosa, se è al di sotto del millimetro, in genere molti test ulteriori non si fanno. Se invece è superiore al millimetro, si fa la biopsia del linfonodo sentinella e poi si fanno anche altre indagini, la TAP, la PET e così via, che consente di dire se la situazione si è limitata a quella macchiolina che aveva sulla pelle, che in realtà era qualcosa in più, o se si è diffusa ad altri organi. Il linfonodo sentinella è sotto la scella? Il linfonodo sentinella nella parte superiore del tronco e degli arti superiori è sotto la scella. Se uno ce l'ha al cuoio capelluto è a livello del collo, se uno ce l'ha verso le gambe o l'addome è prevalentemente inguinale. Ecco, ogni quanto tempo andrebbero fatti gli screening dei nevi? La risposta dovrebbe essere in media e quasi sempre ogni anno, una volta all'anno. Poi persone che sono particolarmente a rischio, il dermatologo dirà guarda che è poco, una volta all'anno, ed altre volte quando ne ha veramente pochi e poco significativi si può dire fai lo stesso ogni 2 anni, e in genere, tranne poche eccezioni, si fanno dopo i 15 anni. Quindi il consiglio comunque è quello di darsi sempre un'occhiata per vedere se ci sono dei cambiamenti, un po' come per le donne per il tumore al seno, che è giusto che si palpino ogni tanto per capire se ci sono. Sì, e dopo sui nei si dà un'occhiata, anche se non ha fatto il controllo dei dermatologi, facendo un controllo dei singoli nei secondo una regoletta che è l'ABCDE, che uno quando vede che il neo si trasforma e comincia ad essere asimmetrico, con borda A, bordatura irregolare, B, colore disomogeneo, C, dimensione superiore ai 6-7 mm, D, E sarebbe elevation, cioè rilevati, e poi contemporaneamente se si raddoppiano in 3-6 mesi e sono duri, allora in questo caso si deve andare rapidamente. E anche rapidamente, infatti. Cambiamo ancora argomento e parliamo di dermatiti. Quali sono i vari tipi di dermatiti e quali sono le più pericolose e più difficili da curare? Allora, le dermatiti possono essere in quanto tali, che sono praticamente sinonimi di eczema, quindi in genere tendono ad essere delle forme allergiche o irritative. Poi dopo ci possono essere delle forme di dermatosi che sono lievemente differenti, sono frequentissime. Oltre agli eczemi che abbiamo detto, c'è per esempio la psoriasi, che colpisce il 3% della popolazione e spesso può dare anche delle manifestazioni molto diffuse. Poi naturalmente
naturalmente ci sono tanti altri problemi, che spesso ci sono anche delle dermatosi da stress, per cui uno quando viene gli si dice guarda che questo è legato allo stress, al sistema nervoso, come per esempio il lichen, come le alopecie in cui uno perde i capelli, tanto per dire alcune cose, e poi anche altre condizioni, per esempio abbastanza preoccupanti tante volte sono le reazioni, gli esantemi, reazioni da farmaci, quindi quelle lì delle volte uno prende delle medicine e dopo ha delle eruzioni molto diffuse. È vero che le psoriasi non si curano? No, le psoriasi si curano. Dopo, la prima cosa che si viene a fare quando uno ha una psoriasi è valutare l'entità del problema, perché esistono delle psoriasi cosiddette minime, in cui uno fa diagnosi anche da una macchiolina piccolissima e così via, oppure ci sono delle quelle lieve, medio, medio severe e gravi. A seconda della situazione che uno ha, dopo uno prende in considerazione i vari provvedimenti che sono per step. Il primo step, cioè il primo gradino, è quello in cui uno dà solo la pomata e dice di fare dei raggi ultravioletti, il secondo step dà dei farmaci che in genere sono per bocca, il terzo step sarebbe quello in cui uno dà dei farmaci molto nuovi, innovativi e costosi, che sono i cosiddetti farmaci biologici, che non sono analoghi a quelli che si usano molto spesso per le malattie reumatiche. Spesso la psoriasi va a pari passo rispetto ad altre malattie tipo l'artrite reumatoide e così via. Che cos'è la dermatite seborroica pericolosa? Non è pericolosa, la dermatite seborroica può essere sinonimo di crosta lattea nel neonato, oppure più frequentemente dopo la pubertà determina delle manifestazioni color rosso, rosa, salmone, che vengono nelle parti seborroiche, quindi uno ha praticamente queste parti con rossore e squamazione che vengono nelle pieghe nasogeniene, a livello dei sopraccigli, delle volte nella zona centro-toracica, si associano spesso a cuoio capelluto. Al cuoio capelluto spesso vengono definite come la forfora, cioè delle manifestazioni, perché sappiamo che la descomazione è sempre un'evoluzione di un pregresso eritema, cioè un pregresso rossore. Certo, che lei sappia, ci sono in Italia centri proprio specializzati per la cura di particolari allergie, mi riferisco ad esempio al nickel, per riprendere una di quelle di cui abbiamo parlato prima, allergie proprio rare. Allora, per quanto riguarda le malattie rare della pelle, ci sono dei centri che a seconda di una patologia che uno ha può essere uno rispetto all'altro, poi ci sono anche tutti i problemi delle dermatosi bollose che possono, autoimmuni, che possono determinare dei problemi. Per quanto riguarda centri termali che possono essere importanti per le dermatiti e la psoriasi, esistono dei centri termali importanti, viene subito in mente Comano, in cui tutti quando hanno questo problema provano ad andare. E poi naturalmente, a seconda delle altre malattie di cui ho fatto riferimento, tanti possono essere i centri importanti. Per esempio per la psoriasi esistono quasi uno per provincia di centri in cui uno può avvalersi con buoni risultati. E quindi le terme fanno bene alla pelle? Le terme in genere fanno bene alla pelle. Dire però che un giovanotto che ha un po' di problemi di pelle deve andare in una località montana che assomiglia molto a Castelnuovo Monti, magari preferirebbe andare a Forza dei Marmi o Riccione, quindi delle volte non è così facile dare un consiglio. Però fanno bene le terme al raffreddore, alle rinite. Poi dopo ci sono questi altri terme che delle volte sono indicati o non indicati. Per le rinite e i raffreddori ci sono delle terme che vengono consigliate, mi sempre in mente. Ad esempio Salso Maggiore Monticelli, per rimanere in zona, viene considerato molto e così via. Per quanto riguarda invece il problema del rapporto asma bronchiale terme, questo è un argomento che non affronterei, perché spesso ci sono dei pneumologi che sono anche contrari, non solamente favorevoli, alcuni favorevoli e altri contrari, quindi è un argomento in cui è bene fare una domanda a chi è specialista per il colpo. Sì, certo.
Parliamo di asma. Esistono varie forme di asma e perché le persone, ad esempio i bambini, vengono colpiti da asma, oppure si può verificare anche in età adulta? Allora, per quanto riguarda il problema di asma bronchiale, questo problema del broncospasmo può venire sia nei bambini che negli adulti. Il problema dei bambini è che un 20% dei bambini sono soggetti a broncospasmo. In genere si tratta di forme infiammatorie, quindi è più una bronchite asmatica piuttosto che un'asma bronchiale. Quindi ho detto 20% hanno dei problemi di broncospasmi. In realtà solo il 5% può essere che presenti una asma bronchiale che è frequentemente allergica, quindi in questo senso i bambini devono essere considerati, però ripeto, il 25% è davvero una forma rispetto all'allergia, le altre invece sono dovute al fatto che spesso va incontro a malattie da raffreddamento. Certo, certo. Poi dopo l'asma uno se la può portare per tutta la vita, nell'anziano spesso e sono delle condizioni che vanno ad essere croniche. Sappiamo che c'è la BPC, broncopneumopatia cronico ostruttiva, che è una malattia molto molto frequente, non c'entra molto con l'allergia, l'allergia può innescare, ma dopo si determinano delle condizioni che permangono. Nell'asma spesso si quantifica la situazione a secondo del grado. Si considera quattro livelli per l'asma bronchiale. L'asma lieve intermittente è quella che viene solo ogni tanto, frequentemente anche nei soggetti che hanno rinite primaverile e così via. Ogni tanto, un giorno sì, qualche giorno no, possono avere queste situazioni con fatica a respirare e con fischio che deve essere antagonizzato utilizzando degli puff di salbutamolo che riescono a bloccare la situazione. Quando la forma non è intermittente ma viene un po' tutti i giorni, si parla di asma lieve persistente, allora si usano anche dei prodotti cosiddetti da comodino in cui l'azione non è istantanea ma è nella durata di tutta la giornata. Poi quando le forme sono di terzo o quarto grado, cioè asma persistente, asma di medio grado persistente o severa persistente, allora in questi casi si utilizzano anche degli altri prodotti tipo i cortisonici e così via, e delle volte quando la forma è grave si è costretti all'ospedalizzazione. È vero che chi è affetto da asma ha difficoltà a fare attività sportive e spesse volte si utilizzano gli inalatori? È vero che chi è affetto da asma qualche volta ha difficoltà a praticare lo sport e spesso si utilizzano inalatori dei quali si rischia di diventare però anche dipendenti, oppure no? L'asma bronchiale sicuramente è difficile per chi deve fare dello sport. Esiste anche però lo specifico problema, l'asma da sforzo, e allora in questo caso davvero i provvedimenti che uno deve attuare in modo persistente e così via sono molto importanti. È chiaro che se uno ha queste condizioni, queste vengono valutate nell'ambito della visita medico sportiva, perché come sapete, oltre tutti pensano all'elettrocardiogramma, ma viene fatto anche la spirometria per valutare in che grado sei, e quindi sicuramente si riesce a quantificare quello che poi sono le problematiche. E c'è il rischio però per chi utilizza l'inalatore di diventare dipendente dallo psicologico? Può esserci una necessità di scegliere bene i farmaci per non esserne vincolati poi per tutta la vita, quindi è importante rivolgersi agli specialisti. In questo caso effettivamente la valutazione deve essere fatta presso un centro di fisiopatologia respiratoria, che è proprio di pertinenza dei pneumologi e non degli allergologi o dermatologi. Certo. Al Poliambulatorio 3C Salute lei esegue anche interventi quindi di chirurgia ambulatoriale, ne abbiamo citati alcuni, li fa praticamente tutti, insomma, quelli di asportazione di nervi. Non c'è nessun problema a fare queste cose. Chiaramente una volta che uno ha asportato un melanoma che è già documentato, nel momento in cui viene fatto viene tolto tutto e il neo viene tolto per intero. Il fatto di fare delle biopsie si fa per altri tipi di neoformazione o di patologie, lì il neo viene tolto per intero, però una volta che capitasse
uno fa la diagnosi di melanoma, si può fare anche lì l'ampliamento, però dato che dopo deve essere fatto un percorso in cui deve essere data l'esenzione, devono essere fatti prescritti tutta una serie di accertamento successivo, e dopo l'indirizzo presso il centro melanoma che ho fondato io già 10 anni fa in ospedale, in cui dopo il paziente ha diritto a essere controllato 2 volte all'anno nel caso del melanoma, oppure 1 volta all'anno nel caso del forme in situ, perché delle volte poi i melanomi possono anche essere cosiddetti in situ, quindi non aver spessore, e allora sono molto meno gravi, però va lo stesso considerato, perché il rischio di una recidiva di melanoma o di una formazione di melanoma è maggiore in chi l'ha già avuto o nei suoi familiari. Quindi chi ha avuto un melanoma deve controllarsi e far controllare i consanguini. È vero che più si va avanti con gli anni più le allergie tendono a scomparire? In generale sì, tranne le eccezioni che ho detto in precedenza, esatto. Perché per gli imenotteri e per i farmaci per questo dato non vale. Il tipo di reattività invece verso, non so, avevamo detto i raffreddori da fieni e così via, verso 50-55 anni tende praticamente ad essere inferiore quasi sempre. Un consiglio per prevenire eventuali forme allergiche, riniti o quant'altro? Il consiglio è comportarsi sempre con una vita regolare e fare in modo di conoscere se stessi, quindi se uno ha il dubbio vedere di fare una diagnosi. In effetti, se uno sa che è allergico a certi tipi di pollini, può anche scegliere dove andare in villeggiatura, perché delle volte andando in un posto non trova più il polline, delle altre volte andando nello stesso posto trova una concentrazione molto superiore. Beh, allora andiamo tutti al mare e siamo a posto. No, a parte le battute, grazie e alla prossima. Una cosa, nel senso, se tu stai poco bene il 20 di aprile e cominci a star poco bene qua, il 25 non è bene che tu vada in montagna, perché dato che la montagna è un po' più indietro te la ribecchi tutta. Quindi se il 20 quel giorno lì vai a Castelnuovo Monti non senti niente, se invece ci vai 10 giorni dopo te lo ribecchi tutto. Sì, anche questo è un bel consiglio. Quindi poi non abbiamo detto che gli acari sopra i 1000 metri non ci sono, quindi teoricamente abbiamo risolto ancora il problema così. Grazie.